chi non ha o non ha avuto un familiare, un amico, un conoscente, un collega di lavoro, un vicino di casa che non è stato colpito purtroppo da quella che noi chiamiamo la malattia del secolo, il tumore. Ecco, io devo dire che sconquassa una malattia, davvero tutta la famiglia. Ma se non sono troppo forte nell'immagine, ecco, c'è anche un altro tumore, diciamo così, che sta minando un po' i nostri tempi, i nostri giorni, e che proprio sono le separazioni coniugali, gli abbandoni, marito che abbandona la moglie o viceversa, è davvero uno sconquasso familiare e tutti ne soffriamo, nessun giudizio, molta vicinanza, come poi dirò. Ma perché ho affrontato questo discorso? Perché proprio ieri è capitato da me un giovane, no? È sconvolto proprio perché è stato abbandonato dalla moglie senza motivi e nello stesso tempo addirittura mi ha colpito che forse pensava di avere difficoltà così a dirmi quello che gli passava dentro, se l'ha addirittura scritto, no? Queste cose quasi da lettera. Io la condivido con voi per condividere la sofferenza sua, ma anche la sofferenza senza giudizi di quanti si trovano in queste situazioni. Vi leggo questa lettera perché è davvero significativa e commovente. Al caro vescovo Italo Castellani, caro vescovo, le ho chiesto questo incontro perché sto vivendo un periodo di travaglio spirituale. Un periodo di menzogne, false promesse, tradimento che ha distrutto la mia vita materiale e spirituale. Ho 36 anni, sposato da 2 anni, dopo 15 anni di fidanzamento e sono stato abbandonato da mia moglie. Chiedo aiuto a Dio e alla Chiesa che mi sorregga e mi illumini in questo cammino di dolore e redenzione. Davvero, è una lettera commovente, una lettera che ci fa sentire vicini a quanti vivono questa solitudine, perché non c'è sofferenza, è solitudine che sentirsi abbandonati dalla persona che ami. Ed allora c'è però un'indicazione bella in questa lettera, che anche questa la voglio condividere con tutti voi che vivete questa situazione. Lui dice, questo amico, ormai lo chiamo così, chiedo aiuto a Dio e alla Chiesa. Io credo proprio che è importante chiedere aiuto a Dio. La preghiera è il momento in cui ti fermi e impari con gli occhi di Dio a guardare le situazioni nel modo più vero, più profondo e Dio ti dà pace. Ma chieda aiuto alla Chiesa. È bellissimo. Io lo ringrazio, questa persona che ha bussato alla mia casa, alla mia porta aperta, ma sono aperte le porte dei nostri parroci. Ma i nostri parroci quante persone ascoltano nel silenzio e nel segreto? Ma devono essere aperte le porte delle nostre comunità. Le nostre comunità non possono giudicare, mettere giudizi, avere pregiudizi. No, no, nel silenzio e con discrezione, ecco, condividere la parola di Dio, l'Eucarestia, condividere tutta quella che è la vita di una comunità. Allora questi fratelli e sorelle non saranno soli. Dio è con loro, la Chiesa ha le porte aperte per tutti.